Questo breve video è un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Ma canale il lavoro di YouTube. research potrà mai essere sostituito dal computer? Cioè, l'umano è davvero fuori tempo, ma è inutile. Oddio, allora voglio ritornare sulla storia del lavoro. Non aver niente da fare credo che sia un lavoro tremendamente faticoso. Siamo tutti occupati. Anzi, io credo che ci si esprime solamente lavorando. Il lavoro è l'espressione umana. Non ci si esprime prendendo il sole in spiaggia. Prendendo il sole in spiaggia, se io sono sdraiato in spiaggia vicino a Leonardo da Vinci e a Raffaello e a Einstein, siamo quattro stupidi che si abbronzano. Appena ci alziamo si fa la differenza, cioè lui diventa Leonardo da Vinci perché lavora col cervello. Se è capace di fare certe cose, Einstein è capace di fare certe cose, io poveretto faccio le fotografie, cioè sdraiati al sole siamo tutti stupidi uguali, va bene? Quindi le vacanze è un vacuum, è un vuoto che abbiamo bisogno proprio perché non sappiamo bene come esprimerci nel nostro lavoro. Chi lavora veramente non va in vacanza, e se va in vacanza va perché così. Va perché anche là lavorerà, farà qualcosa, imparerà, guarderà, apprenderà qualche cosa di nuovo, spera, se no non ci andrebbe. Allora, io non lo so se i robot rimpiazzeranno il lavoro, a parte il fatto che non so bene cosa sia un lavoro creativo, eh? Lavoro creativo, questa parola qui per favore, come Snaparazzi, ho scritto un libro sul fatto di creativo. Questi qua che sono creativi sono veramente dei malati. La creatività è una conseguenza, non è che uno si mette lì e dice io adesso faccio un lavoro creativo. Uno fa un lavoro e poi gli altri dicono guarda che però, che idea che ha avuto, pensa che è bravo, pensa, ha innovato. E uno dice sì, è vero. Però mentre lo si fa, sicuramente il vero creativo non sa di essere creativo mentre fa il suo lavoro, fa semplicemente quello che è capace di fare. Il non creativo, che passa perché dice di essere creativo, è quello che copia la creatività di qualcun altro. Tutti questi creativi sono dei cagoni. Uno che dice io sono un creativo è come se uno dicesse io sono un cretino. Per me, uguale. Quindi guardateli bene in faccia, io sono creativo. Di solito non ha anche la R moscia, non so come mai. C'erano le moscia e la maggior parte dei casi hanno anche due cognomi. Sono sempre creativi questi qua. Non so come mai loro piacciono più altri degli altri, visto che hanno il complesso di essere delle seghe. Allora, attenzione ai creativi, quelli che dicono di esserlo. Perché il vero creativo, il vero artista è una persona estremamente insicura, che nel momento di massima insicurezza riesce a creare il massimo di se stesso, va bene? Quindi non è controllabile la creatività. Quando uno dice adesso facciamo un progetto creativo, andate via, alzatevi dal tavolo e andatevene. Quindi non è Patrizio. possibile, io non so se il robot, se qualcuno riuscirà a inventare un robot che diventerà meglio di Picasso. Solo che Picasso c'è già stato, il robot non c'è ancora, non so cosa succederà, può darsi. Comunque ci autodistruggeremo, questo è sicuro, il robot ci distruggerà. Se ci sarà quel genere di robot lì, ci sarà fuori. Non sono molto d'accordo su questo. Se riesci a ragionare, creare di più di uno, come chiama lei, creativo, dirà ma questo, cosa fanno questi stronzi qua, esseri umani? Togliamoli dalle scatole. Patrizio Sproni. Beh, io dico sempre che la creatività, è l'intelligenza che si diverte e non tutti sono intelligenti e quindi non tutti possono essere creativi. Io non penso che i robot sostituiranno l'umano, assolutamente. Io penso anzi forse che attraverso l'uso dei robot l'umano recupera un po' di umanità, nel senso che si può dedicare appunto a sviluppare la propria intelligenza, che è vero, abbiamo un po' perso per strada, ma anche, come dire, nei confronti appunto dell'ambiente, della terra che stiamo per
pervicacemente distruggendo. Ecco, anche quella lì è una forma di mancanza di intelligenza che alla fine distrugge se stessa da questo punto di vista. Quindi i robot sono indispensabili, così come la tecnologia è diventata assolutamente indispensabile, ma io credo che dall'altra parte il lavoro dell'uomo, questa forma appunto di creatività, di originalità, di creazione per l'appunto, avrà sempre più valore, ma lo vediamo anche oggi appunto nei nostri territori, come diceva lei. Da una parte abbiamo la scomparsa dell'artigianato, per esempio, quindi della creatività per eccellenza, che viene cancellata dalla stupidità di questa società che non capisce qual è la sua ricchezza. Dall'altra parte, il fatto a mano è ormai prerogativa di tutti, lo diventerà sempre più. Un oggetto fatto a mano se lo potranno permettere soltanto coloro che avranno i soldi per potersi permettere. Già così sarà sempre più così. Voglio ricordare qua quel meraviglioso romanzo di Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche, dal quale è stato tratto il film appunto Blade Runner. Non so se vincerà la pecora. Chi vincerà? No, io credo che tutta questa tecnologia, tutti questi social, tutti questi Facebook, Twitter, io fra l'altro che io non so neanche come si fa entrare, è roba da metà meccanici, ma è attaccati al computer tutto il giorno, è pazzesco, poveretti, ci farà fuori, a meno che ricominciamo tutto da capo. Ma ricominciare tutto a capo non vuol dire essere tecnologicamente avanzati, sì, vuol dire essere tecnologicamente veramente avanzati, non hai bisogno della tecnologia per ragionare. Allora, in contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.